Buonasera, benvenuti qui Piazzetta Bagnasco, pizzeria Re Borbone. Siamo qui per un motivo che già naturalmente sapete. Accanto a me la mia bellissima Elisabetta, ciao Elisa. Buonasera a tutti, benvenuti. Oggi presentiamo la prima squadra del ASD Oratorio San Ciro e San Giorgio di Marineo. Facciamo un applauso. Quasi 10 anni, se sbaglio mi correggete, giusto? Quasi 10 anni di attività, non solo naturalmente prima squadra, ma anche settore giovanile. Questo poi ne parleremo con i dirigenti che ci daranno un po' di dettagli. Perché questa presentazione? Subito, Presidente, si accomodi. Presidente, qua noi le conosciamo. Intanto le diamo subito la sciarpa. Presidente, questo è il microfono. Intanto grazie di essere qui. Secondo anno di eccellenza, cosa si aspetta? E soprattutto mi dia un pochettino l'idea di questa nuova stagione post-Covid, perché ricordiamoci che a febbraio si sono fermati tutti gli sport e quindi anche noi in Sicilia. E meno male, ci siamo salvati. Non è vero, perché so che già da dicembre comunque la tendenza era cambiata e comunque andavamo con bei risultati. Abbiamo fatto un inizio disastroso, poi a novembre, dicembre, abbiamo rivoluzionato tutto e abbiamo fatto dei punti partita per partita. Sì, si sente ora? Poi ci siamo fermate per coronavirus, però se continuavamo noi penso che ci dovevamo salvare, perché abbiamo fatto un bel campionato al ritorno, una bella squadra, un bel gruppo di giocatori. Quest'anno ce ne sono pure un 5-6 dell'anno scorso. Abbiamo rivoluzionato di nuovo il campionato. Ricordiamo intanto, Presidente, di guardare, vale per tutti, le telecamere, perché sì, siamo qui in diretta, ma siamo anche in diretta su Fiorucci TV, sulla pagina Facebook di Fiorucci TV. Vi invito naturalmente a seguire la pagina e quindi a condividere la diretta per chi non è qui con noi. Io sono emozionato perché noi siamo per secondo anno consecutivo in eccellenza, sperando che quest'anno non dobbiamo soffrire come l'anno scorso, perché è stata un'annata disastrosa. O per motivi un applauso, perché abbiamo cercato di confermare quelle della promozione, però è successo quello che è successo. Cioè, quest'anno speriamo di fare un campionato tranquillo, soft, senza, abbiamo il campo a Marineo contrario dell'anno passato, ci dobbiamo divertire tutte, sperando che ci salviamo. Ho visto un sacco di giovani, io un paio li conosco, quindi comunque una squadra fatta sia di persone di esperienza che comunque di tantissimi giovani. Noi forse la cosa migliore che abbiamo fatto quest'anno è il mister, perché il mister punta sui giovani, ha un'idea ben precisa qui giovane, inserendo 6-7 pedine fondamentale. Comunque noi contiamo sempre con i giovani e quest'anno abbiamo pure il settore giovanile, che dobbiamo fare a juniores, allievi, settore mine, questo ci pensa poi, ci pensa scuola calcio, ci pensa il DS a presentare tutto il progetto. Grazie Presidente, ci fai una foto? Grazie Presidente. Continuiamo. Ti chiamiamo. No, questa ce la dia, per favore, che la dobbiamo dare. Presidente, la sciarpa. Ecco, grazie. Continuiamo subito. Mi preme appunto intanto ringraziare Re Borbone, che è uno dei miei sponsor di questa stagione, penso pure quello della scorsa stagione. RA, giusto? Che è lo sponsor tecnico di questa stagione. Ciccio Tantillo, accomodati. Un applauso al direttore sportivo, tra l'altro è un direttore sportivo che fa anche altro, possiamo dire.
Vediamo se tu riesci a gridare con questo microfono. Sì, penso perfetto. Che ce la faccio. Ciccio D'Antillo, intanto grazie, siamo qui anche per merito tuo e soprattutto parliamo di questa stagione 2020-2021 che comincerà a breve. Già è iniziata da 10 giorni, quindi però questa sera intanto volevo ringraziare De Borbone per l'opportunità che ci sta dando, per la serata che ci sta regalando. Ringrazio il mio presidente, ringrazio il sindaco che oggi è qui presente con noi, il vice sindaco. Ringrazio tutti questi ragazzi che mi sto accorgendo che effettivamente stanno lavorando solo. Penso che porteranno dei buoni risultati. Quest'anno stiamo partendo diversamente a differenza dell'anno scorso. Io arrivai a dicembre, primi dicembre, abbiamo cambiato quello che è la politica della squadra, della società. Vediamo cosa succede quest'anno. Il buongiorno si vede dal mattino. Se iniziamo bene, cominciamo a sperare per questo obiettivo che noi consideriamo tanto e che è la salvezza immediata. Parliamo di prima squadra, ma spiegaci subito il progetto Bicicletto Marineo, scusate, dal appunto i primi calci allievi e quindi juniores. Allora, noi abbiamo preso il mister Zappavigna perché è comunque un mister che valuta tantissimo quello che è i giovani e quindi nella nostra squadra già 12 under, 12 juniores faranno parte appunto di questo progetto, verranno affiancati dai nostri volponi, chiamiamoli così, volponi, quindi che sono tutti che hanno esperienza e sono i 6-7 che comunque potranno fare la differenza e diranno anche la loro quest'anno. Il progetto Marineo è un progetto molto ambizioso perché intanto siamo in stato di avanzamento per quanto riguarda un'affiliazione con una squadra di Serie A che è il Parma. Possiamo dire? Sì, è il Parma Calcio. A giorni dovremo firmare appunto questa affiliazione, partirà una campagna marinese per quanto riguarda le prescrizioni con i bambini, un open day dove comunque cominceremo a vedere un po' quali possono essere i numeri. Il Parma Calcio ci sta di sopra, onestamente devo dire che siamo ben seguiti e vorremmo valorizzare al massimo quello che sono appunto i nostri bimbi e vediamo un po' che succederà più avanti. Perfetto, poi la parte tecnica ti faccio tornare dopo. Intanto va bene. Grazie sindaco. Grazie a voi. Istituzioni. Aspetta, facciamo la foto, Ciccio, questa la sciarpa. Sindaco, intanto grazie per essere qui. Settimana di Ferragosto non è facile avere né le istituzioni e comunque quantomeno le famiglie. Grazie. Ci tenevo pure io a esserci veramente. Intanto prima domanda, per fare sport ci vogliono infrastrutture, ci vuole il campo, ci vogliono le palestre. Finalmente anche Marineo ha un campo in erba sintetica e comunque è il calcio non si può giocare senza con i campi in terra battuta. Non che qui presente c'è qualcuno che ha fatto calcio in terra battuta, è chiaro che è tutto diverso. Il campo ha diverse funzionalità, non è solo quello di essere infrastruttura. Il campo è soprattutto il campo di Marineo, dove i giocatori potranno avere il sostegno della popolazione di Marineo. Ed è importante, diciamo sempre che il pubblico è il 12esimo, il 13esimo. Certamente Marineo è molto ansioso di partecipare, di collaborare, di sostenere la propria squadra. Quindi il campo è occasione di coinvolgimento e ovviamente noi abbiamo fatto miracoli che non sto a raccontare stasera qui perché noi dobbiamo riusciremo già il 6 a fare la prima partita a Marineo. Siamo in una fase già di completamento dei documenti per partire. Invece una cosa importante voglio dire, per noi, per Marineo è sicuramente un orgoglio essere in eccellenza e avere questi ragazzi in eccellenza. Ma la cosa importante che la dirigenza ha fatto quest'anno è quello di avere anche recuperato non solo una politica per i giovani, ma ha recuperato le risorse importanti che aveva Marineo, giocatori Cannova, lo Scro, che ho visto qua, Scro e altri che sono di Marineo. Quindi a partire da quelli di Marineo che anche se hanno tanta esperienza, sono stati fuori, li abbiamo recuperati, è stata una cosa importante. E un'ultima cosa ancora, questa squadra serve da riferimento, da polo di riferimento per i ragazzini, per i bambini. Francesco diceva bene tutta la scuola calcio,
i ragazzini della scuola calcio, quindi l'avviamento allo sport è fondamentale e l'istituzione da questo punto di vista vi verrà incontro e vi potrà sostenere anche economicamente. Non possiamo sostenere la squadra, lo diciamo. Attenzione che l'ha detto in diretta. Lo diciamo, rimane, no, no, perché diciamolo chiaro. L'istituzione ha nelle competenze fondamentali l'avviamento allo sport, non ha il sostegno alle squadre. È maggior ragione che c'è. E quindi io da questo punto di vista io devo ringraziare la dirigenza che si è messo soldi propri, devo ringraziare gli sponsor che stanno sostenendo, perché senza queste risorse private questa squadra non poteva andare avanti. Ha fatto salti di canguro, io dico, no, il gigante, perché insomma in 10 anni è arrivata subito poi arrivare in eccellenza. Dobbiamo fare in modo che questa eccellenza rimane. Quando parliamo della squadra di Marineo non parliamo solo di Marineo, parliamo di un territorio, perché Marineo, come lo è stato sempre per tante cose, per tante attività culturali, è in una posizione strategica ed è di riferimento dei comuni attorno. Quindi tanti bambini, tante altre possibilità. Da Bolognetta, cioè le realtà vicine. Sì, a Corleone, ovunque. Insomma, pensate, questa realtà è una realtà sociale, importante, non è solo un fatto solo sportivo di eccellenza, di competizione, di calcio. È un fatto per me anche a questo profilo sociale. Quindi va incoraggiata, sostenuta e ringraziata tutta la dirigenza per quello che sta facendo e anche gli sponsor che sostengono. Noi, ripeto, sosterremo il percorso con i giovani, con i bambini, perché quella è una competenza ed è giusto che la sosteniamo, perché i bambini da mezzo alla strada li dobbiamo togliere. Meglio. E questa è una strada sicuramente certa. Con tanti istruttori. Grazie. Giusta foto, dov'è il fotografo? Eccolo. Grazie sindaco. Grazie. Cominciamo a parlare di calcio. Mister, facciamo un applauso a Ferdinando Zappavigna. Ciao, complimenti. Grazie, buonasera. Tu poi alla fine sei o il colpevole, sarai certo. O il colpevole, sicuramente. O sarai il vincitore in assoluto. Vabbè, fa parte del mestiere. Ci prendiamo anche queste responsabilità. Eccellenza, cominciamo con questo campionato importante, difficile, tra l'altro un girone fortissimo, ho visto 4-5 squadre che comunque faranno carte false per salire sì, direttanti. Sì. Diciamo che inaspettatamente forse ci stiamo presentando al girone di eccellenza più competitivo degli ultimi anni, inaspettatamente perché dopo quello che abbiamo passato da febbraio in poi a livello nazionale, penso che era quasi impossibile pronosticare che ai nastri di partenza c'erano tantissime squadre attrezzate e tante piazze importanti come quelle che ci abbiamo. E noi stiamo lavorando per farci trovare sicuramente all'altezza. Ciccio si sta comportando bene? No, assolutamente. Non mi posso lamentare. Cerca di accontentarmi su quasi tutto. Diciamo che un paio di giovani li conosco. Tra l'altro uno, non lo vedo, Ciro dov'è? Ha fatto pure... Non lo vedo, Ciro Bucci non è arrivato, no, forse no. Dov'è? Comunque ha fatto pure la fase nazionale con i giovanissimi, quindi comunque uno che qualcosa l'ha fatto. Vitrano pure, che li conosco personalmente, ma anche il portiere non scherza. Quindi sì. Un giusto mix? Assolutamente, perché ci sono, tra l'altro, abbiamo in rosa tra i 12 e i 14 giovani, 2002, 2003. La cosa importante è che ci sono ragazzi proprio di Marineo, che a mio parere sono il futuro. E l'ossatura di questa società, perché comunque avere la possibilità in un paese come Marineo, che sia comunque altro, avere la fortuna di poter puntare su ragazzi del proprio paese, penso che sia una cosa importante. E poi abbiamo sicuramente giocatori di esperienza che fanno gola anche ad altre società e che in questo momento sono stati anche, diciamo, alla ricerca dei nostri giocatori, quindi stiamo lavorando c'è bene. C'è comunque una campagna acquisti, diciamo, anche se un campionato di eccellenza, comunque c'è una campagna d'acquisti con il coltello fra i denti, giusto? Ma il direttore ha lavorato bene, perché comunque l'obiettivo era quello di presentarsi già in preparazione con quasi il 90-95% di ciò che ci serve. Quindi non siamo alla ricerca di nessuno, fino a 2 ore fa, 3 ore fa eravamo in campo, i ragazzi stanno lavorando bene, quindi questa è l'unica cosa che mi importa. Grazie mister, foto. Grazie a voi, questo da te. Super applauso per il mister naturalmente. Cominciamo,
Cominciamo naturalmente con i portieri, poi torniamo alla dirigenza. Li chiamiamo tutti e tre? Tutti e tre. Sì. Andiamo? Dai, vai tu. Allora, Mirko De Miere. Vai, Mirko, manca... Poi? Riccardo Avarello. Eccolo. Giuseppe Calderone. Un applauso ai due dei tre portieri. Intanto sciarpa, maglia, sciarpa, foto e soprattutto... Prima la foto, vai con la foto. Io rimango. Riccardo, ti abbiamo sbagliato la foto. Pazienza. Prima esperienza in eccellenza? Seconda esperienza in eccellenza. Già l'anno scorso ero in eccellenza con la Cefaledium. Però una seconda esperienza che mi ha spesso a vivere con molta fiducia nella società. Una grande società e una grandissima squadra con persone di esperienza. Dove sei tu? Di Bagheria. Ah, quindi un po' di strada la fai? Un po' di strada sì. Grazie. Invece per te è la prima esperienza in eccellenza? Anche la seconda, l'anno scorso ero pure qui a Orineo e quest'anno pure. Quindi sei una riconferma? Sì. Vieni da? Orineo. Quindi primo dei concittadini appunto che faranno parte di questo gruppo per questa stagione. Grazie e un applauso ai due dei tre portieri del Marineo. Continuiamo subito, chiamiamo a due a due. Difensori? Vai, due chiamane. Allora, Claudio Perricone e Mirko Fegarotta. Ci sono? Nessuno dei due? Bertolino, Antonino? Allora, Antonino, Bertolino? Ci sono? Vabbè, andiamo avanti. Noi. Pietro Romano. Pietro Romano. Un applauso ai vostri compagni. Dico, dobbiamo cominciare da qui a fare gruppo. Presidente. Maglia, sciarpa. O maglia, lo sa bene anche così. È al contrario, è al contrario. Ma lui è bravo a giocare a calcio, non è a fare queste cose, diglielo. Pietro, prima esperienza in eccellenza? No, questa è la seconda, terzo anno nel Marineo da marinese. Speriamo bene, dico. Ma invece in paese cosa dicono di questa squadra e soprattutto di questa nuova realtà? C'è tanta attesa e tanta speranza verso obiettivi alti. Che anno sei? 2000. Ah, perfetto, tu sei molto osservato a quanto pare. Non mi ricordo il tuo nome. Fegarotta. Fegarotta. Mirko, invece per te? Prima esperienza, seconda? No, un po' di esperienza diciamo che... Vabbè, si tinge la barba, Elisa. No, giovanissimo. Giovanissimo. Che anno sei tu? 91. Non li dimostri. parla un po' insomma di questa... Come la vedi? No, sono contento di essere a Marineo. Un gruppo di amici, una famiglia che stiamo creando. Sperando che faremo un gran campionato e andrà tutto bene, la salvezza tranquilla. Tu di dove sei invece? Di Bagheria. Tu sei uno dei pilastri, perché sei, dico, non, a parte l'annata 91, comunque sei uno di quelli che ha più esperienza. Giusto mix? Ti piacciono questi giovani? Sì, sì. Stiamo lavorando bene. Giusti i suggerimenti? Sì, poi abbiamo un grande mister. Un grande direttore con un grande stile. Comunque, già il gruppo si vede che, giusto? Bravo, esatto. Grazie ragazzi, in bocca al lupo. E i due che abbiamo chiamato, la Perricone non c'è, giusto? E Bertolino? Neanche, andiamo avanti. Davide Pollaccia e Francesco Vitrano. Erano seduti in coppia. Sì, sì, sì. Un terzino destro che io conosco personalmente. Prima foto. Da questa me la faccio che c'è. Un piccolo Cafù. Allora, il passaggio da calcio giovanile naturalmente al calcio un pochettino dei grandi dove le legnate arrivano. Sì, per me è anche la seconda esperienza nel campionato d'eccellenza, anche io l'anno scorso ero a Cefalù, sempre con il mister Zappavigna, e speriamo che quest'anno possa essere
migliore di quello passato. Hai visto già il campo? Sì, il campo da ormai quasi 10 giorni che ci alleniamo, una grandissima struttura e speriamo che possa farci raggiungere i nostri obiettivi. Tuo padre non è il dirigente questa volta? No, questa volta non è dirigente. Peccato, dov'è? Salutiamolo. Invece tu, prima esperienza? Sì, per me è la prima esperienza. Non hai mai giocato in altre... In eccellenza? Però ero l'anno scorso con la Juniores e adesso sono passato in prima squadra. Quindi sei pronto per dare il massimo? Ancora no, ma... Piano piano. Come ancora no? Tu sei? Di dove sei? Pollacci. Sei di Marineo? No. Ah, di Villafrate, quindi torniamo al discorso che faceva il sindaco, paesi limitrofi che si riuniscono verso Marineo. Grazie ragazzi. Grazie ragazzi. Un applauso a quelli che sono più giovani. Adesso invece continuiamo con Antonio Scrò, Pietro Orlando. Sì, gli ultimi due difensori. E anche Massimiliano Staropoli. Sei tu. Qua c'è un mix di esperienza, meno esperienza e gioventù. Vedo mettere più là perché c'è laggiù. Foto. Perfetto. Cominciamo subito con Antonio. Antonio, sì. Tu sei il più giovane, no? Sì. Anno? 2002 è il primo anno che giochi nel Cellenza. 86. Poi è l'ultimo, sto scherzando. No, l'ultimo, no. Quest'anno sì, è l'ultimo. Poi guardiamo sempre lì. Intanto, sì. Giusto mix, finalmente un campo di calcio in erba sintetica, quindi anche sì. Per te. No, devo dire che in zona, devo dire io per metà sono anche marinese, come dicevano poc'anzi gli altri. Purtroppo è quello che ci è mancato in questi anni, i campi in sintetico. Fortunatamente il sindaco e l'amministrazione ha lottato molto per il raggiungimento di questa cosa che è molto importante per, non solo per Marimenneo ma per tutta la zona. Infatti se non sbaglio l'altro più vicino è Misilmeri, Piano Stoppa, e poi dobbiamo Corleone ancora non è stato fatto, sì. Giusto? Quindi siamo comunque l'entroterra, ecco, Palermitano con due campi che fiore all'occhiello per la servono vita. Per tutti. Continuiamo con Pietro Orlando. Tu giocavi nella Pano, no. L'ultima esperienza in prima squadra al Sant'Anna in promozione. Ah. La mia prima esperienza in eccellenza, la sto affrontando con molto entusiasmo, credo nella società, nella squadra, penso che ci siano tutti i presupposti per fare un'ottima annata. C'è un po' di differenza tra la promozione e eccellenza, te l'ha spiegato Antonio? No, però lo sto notando con i miei occhi e con i piedi anche. E questa è una cosa bellissima perché è l'anno, secondo me, più bello, soprattutto sei anno, tu 98, è già sempre più grande. Grazie. Passiamo a Massimiliano. Il cognome, sì. Non lo ripeto per non fare brutta figura. Allora, questo è il mio primo anno in una prima squadra, infatti vengo da tutto settore giovanile, anche fino all'anno scorso ero qua a Marineo. Quest'anno ho avuto la fortuna di essere stato aggregato con la prima squadra e quindi spero che vada tutto bene. Tu sei di Marineo? Sì, Marineo. Quindi un altro ragazzo di Marineo. Un applauso sindaco, che già siamo a 3-4 ed è molto molto importante. Grazie ragazzi. Continuiamo, bene. Andiamo con i centrocampisti. Allora iniziamo con Marco Ciancimino e Gioele Cirillo. Chiamiamo un terzo pure. Chiamiamo allora Leandro Nicolas Bordoni. Abbiamo uno straniero argentino. Dov'è l'argentino? Centrocampista dei piedi buoni dovresti essere. Dov'è? Argentino. Lui è? Vediamo i piedi? Perfetto. Al centro. E questa è la parte più difficile, giusto, ministro del centrocampo? Perfetto, cominciamo da... Iniziamo da Marco, giusto? Sì. Bene. Allora, inizia a parlare un po' come ti sembra questo inizio di
questo è faticoso, c'è molto fastidio. Il prof non c'è? No. Allora, non ne parlo male, dai. Vuoi parlare male? No, no, è giusto, dai. Ci sta facendo correre molto. È una preparazione difficile, ovviamente. Stiamo faticando per raggiungere degli obiettivi. Tu di dove sei? Belmonte Mezzagno. Quindi nelle vicinanze sempre, diciamo. Bene o male siamo sempre sulla stessa linea. Gioele, Cirillo, sei napoletano naturalmente, no? Strano. Qua c'è il microfono. Anno? 2000. Quindi sei come prima esperienza in eccellenza, no? No, questo è il terzo anno in eccellenza. L'anno scorso ad Altam e poi da dicembre a Marineo. Quindi diciamo che è già un anno e mezzo. Sei passato da una provincia all'altra. Sì, sì. Comunque sono molto contento di essere stato riconfermato e di poter lavorare anche nel campo. Lui fa parte di quelli che ha preso i punti giusto dopo dicembre, no? Quindi è per forza di essere riconfermato. Che hai dato un contributo appunto alle vittorie e punti presi nella seconda parte del torneo. Sì. Chiaramente fermato poi, come sappiamo, purtroppo sempre a febbraio. Grazie. Parliamo ora con lo straniero. Sì. Tu parli italiano, giusto? Un po', sì. Un poco. E i piedi come parlano? Penso di bene. Come ti trovi a Marineo? No, la verità che benissimo. Che ma devo dire? Com'è che sei qui tu? Spiegaci un po', ecco. Sono venuto a novembre a fare la cittadinanza per amici. Sono arrivato a Marineo, mi ho trovato la verità che benissimo. E quindi ora ci devi un po' direzziare con i tuoi dribbling, giusto? Sì. Perché certo. Tu sei un centrocampista, dicono dei piedi buonissimi, giusto mister? Numero? Che numero gli daremo? 8, 10? Là siamo. Grazie. No, grazie a te. Grazie soprattutto che comunque c'è sempre un po' di timidezza, essendo ragazzi giovani e soprattutto tu che vieni da fuori. Continuiamo? Continuiamo con Simone Falcione, Salvatore Roma, Mattia Barbaccia. Ci sono? Falcione no? Falcione c'è? Chi manca? Allora facciamo Samuele Bragion. Samuele? Foto? Non mettiamo la musica in sottofondo perché vogliamo evitare, ci hanno rimproverato, sì. Cominciamo. Con Simone? No. No. Mattia, per te prima esperienza? Prima esperienza con il Marineo. Ma anche in eccellenza? Eccellenza. Che anno sei? 2001. Sono tutti giovani, sì. Dove sei? Marineo. Ah, quindi un altro ragazzo di Marineo che viene sicuramente dal settore giovanile. Recuperato. E abbiamo poi Simone, giusto? No. Roma, ecco, Salvatore. Tu sei? Anno? Io sei come il mio amico, dov'è? Antonio? Un vecchietto, sono nell'88. Noi abbiamo iniziato, forse sono l'unico reduce della grande cavalcata che abbiamo iniziato con Francesco e tutti i dirigenti dal 2011. Abbiamo iniziato questa grande cavalcata e ad oggi ci troviamo ad affrontare il secondo campionato di eccellenza e questo è un grande orgoglio per i dirigenti, e per i marinesi e per l'amministrazione. Speriamo di fare bene, quest'anno ci sono tutti i presupposti per fare molto molto bene. E come ha detto Francesco, chi bene inizia è a metà dell'opera. E comunque ognuno deve fare la propria parte, sia quelli che stanno fuori ad applaudire e incitare, ma soprattutto voi che non dovete fermarvi. Assolutamente. Quindi siamo molto fiduciosi. Esatto, la cosa importante siete appunto voi che andate in campo. Se voi andate bene tutti tifano per Marineo, noi appena perdi due partite cominciano a criticare. Questo è il calcio, purtroppo, giusto mister? Però ci sono buoni presupposti, già c'è un grande gruppo, c'è una colonna vertebrale della squadra di grande esperienza. E speriamo di seguire le direttive del mister che ci sta cercando di dare una buona identità di gioco e iniziando il campionato si vedrà, il campo parla. E tra l'altro tutti questi giovani che corrono ci servono, giusto? Assolutamente. Per recuperare. Bragion, giusto? Sì. Samuele, sì. Anno? 2001. Prima esperienza, no?
No, io sono stato già 2 anni alla Parma, quella sarebbe la terza, però è quella in cui vorrei, diciamo, crescere, diciamo, definitivamente, ecco. Sei nel posto giusto, perché secondo me, ripeto, guardando chi ha già un po' di esperienza e comunque sì, società solida, organizzata, è importante. Già ho visto che comunque anche i più grandi cercano di legare molto con i giovani, soprattutto ho visto che si sta creando subito un grande gruppo, ho visto che il mister ci tiene molto a lavorare con i giovani, ed è molto bello per me. Te l'hanno insegnato a strappare la maglietta al centrocampo? Ancora come si strappa, no? Ancora. Ora arrivano l'esperienza che ho visto tantissimo. Grazie, foto l'abbiamo fatta, in bocca al lupo e soprattutto correte a centrocampo. Giovanni Gennuso, chi è capitano? C'è un'idea di capitano? Ah, perfetto. Michele Di Maggio. Di Peri 88 però. Salvatore Di Peri. Di Peri? E c'è pure Giovanni Gennuso, giusto? Ciao, accomodati. Aspettiamo gli altri. Capitano, sei tu il capitano, giusto? Ciao. Facciamo una foto. Perfetto, cominciamo subito con Giovanni. Dove sei? Buonasera. Tanto tu sei altissimo, sembri uno dei più alti della squadra, se mi non sbaglio. Mi fai sembrare bassa, quindi... Allora. Quindi la tua prima esperienza? Sì, la mia prima esperienza, sono uscito dal settore giovanile allievi l'anno scorso, sono 2003, e speriamo quest'anno... 2003, ragazzi. Spero di essere aggregato alla prima squadra, avendo questa opportunità, speriamo bene. Speriamo bene. Continuiamo poi con Michele Di Maggio. Michele, intanto non è la prima esperienza per te in eccellenza, perché sei un po' navigato. Un po' navigato, sì. Sono 96, però già è il quinto campionato che faccio in eccellenza. Dove sei di? Palermo. Ah, quindi abbiamo un palermitano, sindaco. Sindaco, abbiamo anche un palermitano, un altro palermitano. Esatto. Alcamo, gente che ha giocato ad Alcamo. Che ti aspetti in questo... Innanzitutto spero e crediamo di raggiungere il prima possibile l'obiettivo che ci siamo prefissati, che è quello della salvezza. E questa è la frase della modestia. Poi? E poi una volta raggiunto questo obiettivo... Tra la salvezza e i playoff ci sono 7-8 punti, alla fine non è una cosa difficile. Questo... Mister, non mi guardare male. Una volta raggiunto questo obiettivo vediamo di divertirci portando a casa risultati positivi e vedremo... Vediamo cosa succede a fine anno. Grazie. Capitano. Oh, il mio capitano. Intanto tu sei 88, giusto? Sì, sì. Sei uno dei più, diciamo, dei più vecchi. Dei più anziani. Un applauso. Colui che si incazzerà tantissimo, soprattutto quando i giovani a un certo punto al 40esimo si cominciano a fermare. Che fai? No, ma incazzarsi no, però il consiglio sempre giusto. Nella maniera giusta è importante, perché ci sono giovani che recepiscono in un modo e giovani che recepiscono in un altro modo. Bravo, questa è la cosa che è da applauso, è da quasi mister. Importanza finalmente di un terreno da gioco, come finalmente, ecco, in Sicilia piano piano stanno arrivando, perché sai, purtroppo noi arriviamo sempre 10, 12 anni, anche 20 anni dopo, soprattutto... nello sport, vale per tutti gli sport questo. Sì, è molto importante il terreno di gioco, perché oltre a non spostarsi, perché già è fondamentale, però per far crescere appunto i giovani tramite il settore giovanile o giocare in casa è un'arma in più secondo me. Il pubblico a tuo favore, le persone mangiano e scendono. Anche perché il mister può finalmente giocare a calcio e passarsi la palla non con i campi dove praticamente... Non sai cosa fare, perché prima di stopparla viva la palla, non si ferma mai. Diciamo che col mister stiamo facendo già un ottimo lavoro da 10 giorni a questa parte. Secondo me con il tempo che c'è che passa andremo sicuramente a migliorare. Grazie, un applauso. Altra parte incandescente della... Con gli attaccanti. Esatto, del calcio. Quelli che poi se non fanno gol purtroppo sono bocciati, se fanno gol... Allora, Daniele Licastri.
Non c'è. Licastri Massimo. Ecco, per questo. Giuseppe Montalbano. E Riccardo Scalia. Che no? C'è? Sì, dov'è? Bene, iniziamo con Massimo. Sì, però io vi voglio bene, devo spostare un pochettino più là perché capisco che... Dalla mia parte. Iniziamo con Massimo. Voglio iniziare con te. Cosa ne pensi di questo gruppo che si sta creando? Allora, un gruppo formidabile, ho trovato veramente delle persone eccezionali dal punto di vista dirigenziali e dal punto di vista come giocatori. Ha 12 giorni che lavoriamo. Stiamo lavorando bene, ragazzi molto concentrati, dal più piccolo al più vecchio che sono io praticamente. Anno? No. Possiamo dire? No, tipo... Fuori quota sei. Posso dire solo l'età, ho solo 43 anni io. Complimenti. Sono orgoglioso di avere 43 anni e essere 77, in questo gruppo fantastico essere. E quindi niente, che dire, speriamo bene per... Sei da esempio sicuramente, soprattutto per i ragazzi che ne hanno quasi la metà. Ma lo so, lo può dire il mister che valuta tutti i giorni, quindi lui può valutare. Però per essere in eccellenza a 43 anni sicuramente corri, sicuramente hai dato il tuo contributo in questi anni. Quindi vediamo diciamo che c'è il campo dove a parlare. Lo dice l'età soprattutto che è importantissimo. E infatti. Qualche consiglio per i ragazzi invece? Qualche consiglio per i giovani, che sono tanti? Beh, il consiglio che posso dare ai giovani dopo tutti questi anni di esperienza è di non mollare mai, perché la tecnica l'avete ragazzi, però quello che conta è il lavoro mentale, il sacrificio e l'impegno giorno dopo giorno. Questo non dovete... E soprattutto quando non siete al campo. E soprattutto con una vita sana, quello è importante. Anche perché per arrivare a 43 anni senza infortuni come a lui, vuol dire che lui ha fatto vita sana. Sì. Giusto, sì, l'esempio ora. Dico su tutti è Zanetti e comunque ancora ora. Ha giocato ancora. Grazie. Va bene, grazie a voi. Passiamo a Giuseppe. Sì. Volevo sapere se è il primo anno in eccellenza. No, non è il primo anno, insomma il sesto, il settimo, insomma non ricordo bene. No, non è il primo anno, ecco. E come ti trovi con queste squadre? Come mi trovo? Mi trovo benissimo, io ormai qua sono di casa, è il quinto anno che sono a Marineo e sono a casa. Ma tu sei di Marineo? No, sono di Misilmeri, però ormai è come se lo fossi, ecco. Mi piace sì. Ma... Tutti piace Marineo, si innamorano e rimangono. Ma pure i politici, sì, è vero? Politici. Dai. Ora è il momento di Riccardo. Aspetta che passo. Sì. Riccardo Scalia. Sì, sono anno 2000, quindi è il terzo anno io che faccio d'eccellenza, altri due anni li ho fatti a Castellammare. Stiamo lavorando benissimo, bisogna avere sacrifici ora per ottenere risultati in futuro. La squadra sta andando molto bene. Lui è di Piano, esatto, quindi comunque allarghiamo un po' la provincia, è il 2000. Grazie, foto l'abbiamo fatta, se non sbaglio ci sono gli ultimi tre. Salvatore Scilluffo. Mi hanno detto che vuole essere chiamato Carmi Virzi. E allora Marco Clemente. Anno? E Ciro Puccio. Ciro non è venuto, giusto? Quanti gol tutti e due insieme? Ah, scusa, non l'abbiamo. Sono due, quindi ci siamo. Lui è Salvo Di Peri 88, giusto? No, lui è, mi hanno detto 2002, 88 è l'altro, scusa, ti ho offeso, scusami. Cominciamo con l'ultimo arrivato. L'ultimo arrivato che mi hanno detto che è Junior. Come mai sei lo Junior? Perché sono quello falso, diciamo. No, perché... Senti il peso di essere...
sì, certo. Sì, vabbè, certo, essendo diciamo quello più piccolo, credo di poter, cioè, spero di poter fare lo stesso percorso che ha fatto mio cugino. Tu di che anno sei? 2002. Sei attaccante, quindi com'è questo ruolo impegnativo? Abbastanza, ci impegniamo giorno per giorno per cercare di fare il meglio possibile. Perfetto. Continuiamo con? Continuiamo con Salvatore Cilluffo, che qualche anno in eccellenza l'ha fatta. Sì, qualche annetto. Esperienza su tutta questa nuova, no, questa nuova diciamo, squadra, chiamiamola, questa nuova stagione 2020-2021. Ma quello che mi preme più che altro è, avendo vissuto l'esperienza dell'anno scorso, che è stata difficile, qua faccio un complimento, un plauso alla società, perché non è facile, non è da tutti. Si parlava pure col mister, una squadra che ha due punti, e reinvestire il denaro per rendere la squadra competitiva è o da folli o da gente che ha grande cuore, grande appartenenza alla società, quindi questa onestamente è una cosa che non mi era mai successa. Sottolineiamo pure il periodo, diciamo, gli ultimi 5-6 mesi, che non sono sicuramente facili per nessuno, quindi si moltiplica, quindi il complimento. Quello che c'ho al cuore, avendo vissuto l'esperienza l'anno scorso, è cercare di iniziare bene, perché è la cosa più importante. E la cosa più importante era pure avere questo campo, ma soprattutto avere il pubblico, perché in questa categoria il pubblico in casa fa la differenza. Quello, ahimè, sindaco, dobbiamo aspettare le novità, no, non per le autorizzazioni, ma sanitarie, quindi probabilmente cominceranno sicuramente le prime partite a porte chiuse, purtroppo, ma questo fa parte appunto, quelle Covid, diciamo, no? Quindi abbiamo anche il tempo di sistemare qualche documento in più a questo punto. Marco, buonasera. Quanti gol hai fatto in carriera? Pochi. Quanto gli anni di ricasta. Esperienza? Un po'. Pensavo poco fa quanti anni, 17esimo in eccellenza, quindi possiamo imparare. Lo conosci questo campionato? Possiamo, giusto, imparare ancora qualcosa dai giovani. Giusto mix? Hai visto, sì, secondo me, tante esperienze, tanti ragazzi che devono crescere, che devono soprattutto correre e imparare. Sì, dico, è un campionato dove i giovani sono fondamentali, è inutile nasconderci, dico, le squadre che hanno vinto in passato, che hanno fatto bene, hanno avuto dei giovani bravi, noi li abbiamo, bisogna solo aiutarli e cercare insieme di raggiungere gli obiettivi prefissati. Tu sei di Palermo, giusto? Sì, di Palermo. Tu sei di Palermo. Va bene, grazie. Grazie. Ragazzi, non ce ne sono più, giusto? Ciccio, se tu torni, la foto l'abbiamo fatta, giusto? Sì, la foto tutto fatto. Ciccio, intanto ci siamo dimenticati di qualcuno, perché tu sei qua l'unico che sa. No, a quanto pare tutti i ragazzi sono stati già, qualcuno non è venuto magari per motivi familiari, però siamo tutti qua, ecco, 4-5 ragazzi che mancano. Chiudendo, sì. Prima partita? C'è prima la Coppa partita Italia. Abbiamo la Coppa Italia contro il Misilmeri, giorno 6 settembre, quindi già un derby un pochettino, allora, infuocato. È da loro o da voi? Ma penso da noi, quindi inauguriamo, speriamo, questo benedetto stadio. Allora, sarà sicuramente in diretta questa partita. Quindi il 6 settembre invito tutti a vedere questa bellissima partita con i cugini, chiamiamoli cugini, di Misilmeri. Ecco, questo perché secondo me, comunque, sindaco, ecco, è una cosa secondo me bellissima. C'è un mega derby a 10 chilometri, quanti sono? Tra l'altro, storicamente, rivali chiaramente, calcisticamente parlando, è una... No, beh, chiaro, noi parliamo di calcio, giusto? Sì, esatto, sì. Quindi sì, comunque sì, è una cosa bella. Sì, rivali relativamente, perché io li considero sempre i vicini di casa, li considero sempre una grande squadra, una grande società. Per essere anche loro in eccellenza significa che stanno lavorando bene e che quindi porteranno risultati. Tra l'altro, benvengano altre società di paesi, tra virgolette, piccoli, esatto, che investono, esatto, sul calcio. Soprattutto, ripeto, noi siamo indietrissimo da sempre, quindi... Grazie a società e anche istituzioni come, sì, sì, la vostra, come quella di Misilmeri, come le altre, che comunque riescono a tenere le società
almeno un'eccellenza, perché dico, noi dovremmo stare almeno nei dilettanti, giusto? Campionato, come diceva il mister poc'anzi, difficilissimo. Squadre blasonate come Nissa, San Cataldese, Mazzara, ci sono Agrigento, Agragas. Decadute del calcio importantissime che hai appena detto, perché Sesto Marsala, Nissa, San Cataldese, esatto, che comunque squadre che scendono dalla Serie D. L'anno scorso. Quindi, ecco, la San Cataldese l'anno scorso era in Serie D, due anni fa. L'anno scorso in eccellenza, pubblico pazzesco, massa, perché lì è come se giocassero in Serie B, secondo anche me. Anche neopromossa Sciacca, che comunque c'è un pubblico allucinante. C'è pure Sant'Agata, giusto? No, l'altro, no girone, l'altro girone. Quindi comunque è un campionato difficile, ripeto, noi puntiamo a questa salvezza tranquilla, e soprattutto vogliamo fare divertire quelli che sono i marinesi, il pubblico di Marineo, vogliamo fare divertire i nostri dirigenti, perché lo meritano. Ringraziamoli. Tutti. Infatti ringrazio Angelo Ciancivino, che è vicepresidente, non so se è qui. Allora, no. Li facciamo leggere. Ah, perfetto. Lisa. Perfetto, dai. Allora, Salvatore Di Peri, Antonio Cusimano, Alberto Di Peri, Giovanni Puccio, Maurizio Cardella, Domenico Cangelosi, Michela Zara e Carmelo Staropoli. Tra l'altro, Salvatore Pernice, ci siamo dimenticati. Naturalmente ringraziamoli, perché sono dirigenti che si prestano alla causa, soprattutto per le trasferte, comunque per dare una mano, perché i dirigenti purtroppo non vengono mai pagati, perché comunque fanno parte della famiglia, anzi qualche centro euro. Sono comunque dei dirigenti che lavorano dietro le quinte, quindi è come i grandi film, i grandi spettacoli che magari non si vedono mai, però devo dire che sono dei dirigenti che meritano tantissimo, dobbiamo ringraziare tantissimo questi ragazzi e comunque spero che siamo sempre un gruppo, ci confrontiamo tantissimo e speriamo che questo gruppo non si rompe mai, questo è importante. Mi sono dimenticato anche un dirigente lì. Ah, ecco, il nostro accompagnatore dirigente è speciale pure, perché è un grande, è Pippo Calamia. Salutiamo quindi a Pippo. Ci tengo tantissimo, ecco, non lo inquadravo e quindi... Vabbè, capita, infatti già dico, lui è dentro, noi ci scusiamo, tra virgolette, con tutti, magari abbiamo dimenticato, abbiamo sbagliato qualcosa, perché comunque l'abbiamo preparata in due giorni, perché esatto, settimana esatto, di Ferragosto, esatto. Dico, noi però tutti Pippo è una persona siamo riusciti. Fondamentale. Dobbiamo anche salutare e ringraziare Marco Baretta, giusto? Sì, il nostro preparatore, che è preparatore dei portieri, sì, e sì, poi sì. Successivamente sarà presentato, esatto, il preparatore atletico. Esatto. Grazie agli sponsor, comincio a ringraziare quelli allora, che già sono. Io ringrazio tantissimo quello che è Re Borbone, che ci sta dando questa grande possibilità di poter sfruttare la serata. Grazie veramente tanto per quello che sta facendo per noi. Ce lo siamo trovati l'anno scorso e ce lo stiamo trovando anche quest'anno. Cerchiamo di trovarne altre. Esatto. Diciamolo, abbiamo esatto. In progetto, non so se lei lo sa, o forse abbiamo in progetto una cercare bellissima... di fare tutte le partite interne in esatto. Diretta con Carlo, con noi. Stiamo facendo qualcosa con Firruci importantissimo, dove verrà. Io porto fortuna, dentro. Presidente, perché ho uno scudetto con Calcio Sicilia nel 2017, due promozioni in Serie A con il Telimar e poi i playoff l'anno scorso erano secondi in classifica col basket, quindi io a livello sportivo porto fortuna. Esatto, quindi abbiamo queste partite interne con la televisione e sicuramente saremo seguiti non solo a Marineo ma anche... Ma la cosa importante, visto che lo streaming non abbiamo limite territoriale, è quello di bene o male coinvolgere tutti gli amici e parenti che comunque sono esatto. Lontani da Misilmeri, da Marineo, da Palermo in generale, per seguire appunto i nostri ragazzi. Okay. Grazie, se venite da questa grazie. Parte facciamo una foto tutti, così ce l'abbiamo a disposizione. Aspetta che c'è il... Ah no, c'era il nostro sponsor e voleva dire forse qualcosa, che loro non parlano mai. Chiaramente per il buffet entrate 3-4 persone massimo per un problema diciamo di Covid è riuscita, quindi no, le cose da mangiare ci sono di sicuro. Facciamo la foto tutti, presidente, anche lei, sindaco naturalmente al centro, Ciccio, Pippo da questa parte, tutti, anche i dirigenti naturalmente, facciamo una... Maurizio ce la facciamo a fare la foto. Giuseppe, dopo questa puoi andare anche in sigla. Petta, tu pure. Petta piccola.
Ragazzi, facciamo finta la foto della squadra. Accosciatevi. Posizionatevi. Avanti, però io non mi metterò così. Un po' di acido lattico, dai ragazzi, vediamo questo acido lattico. Sali sul... Ce la fai. Ce la facciamo? Foto. Un applauso. E in bocca al lupo. In bocca al lupo, ragazzi. ASD Oratorio San Ciro e San Giorgio Marineo, campionato d'eccellenza 2020-2021, girone A. Grazie, noi andiamo, ci battaglia, possiamo tagliare con la diretta. Grazie Bettina, vattene a lavorare. Grazie.